grossi problemi strutturali. Perché paradossalmente i lavori di restyling iniziarono qualche anno fa, parliamo del 2006-2007, sono andati avanti, ma è come se una bella donna si fosse rifatta il trucco senza lavarsi prima. Perché sono state eseguite opere importanti, l'ospedale appare completamente rinnovato, ma i problemi strutturali permangono ancora. Ad esempio, noi vediamo che ci sono cantieri infiniti. I lavori dovevano terminare molto tempo prima, ma si sono prolungati perché i fondi sono terminati e le ditte non vanno avanti. Ad esempio, noi qui vediamo il cantiere dietro al padiglione Lancisi, che è così da anni, è stato lasciato all'abbandono. Ecco, di sotto, tra il padiglione Lancisi e il padiglione Morgagni, è tutta area di cantiere, per cui l'accesso è ostruito a tutti gli utenti che non possono passare, non possono attraversare, perché ci sarebbe questo cantiere di cui non si intravede la fine. Tutto questo per realizzare 3 camere operatorie in più, oltre alle 10 che già ci sono e che funzionano a scartamento ridotto. Questo che vuol dire? Che siccome non c'è il personale per mandarle avanti, perché c'è il blocco delle assunzioni da anni, come tutti sanno, quello che chiamano il blocco del turnover, allora le sale operatorie lavorano a scartamento ridotto, però qui se ne realizzano altre 3, che non si sa quando finiranno. Questo è uno degli aspetti più eclatanti della gestione di questa grande azienda. Poi abbiamo visto che l'ospedale, sebbene costituito da più di 15 padiglioni, è stato, diciamo così, sfregiato, come dicono gli architetti e gli urbanisti della terza università, perché è stata realizzata dentro una costruzione iniziata nel 1997 e terminata nel 2001. E che si chiama la piastra, la cosiddetta piastra, la piastra dei servizi, che è stata adibita a padiglione di emergenza e ha inglobato un vecchio padiglione, il Baccelli, dove adesso sono state collocate delle corsie. E purtroppo nella piastra c'è il pronto soccorso al seminterrato. Gli operatori sono costretti ad operare 24 ore su 24 alla luce innaturale, luce al neon, senza ricambio d'aria, con tutte le conseguenze del caso. E l'ospedale è stato privato di tutti gli accessi che aveva, di tutti i viali, è stato soppresso tutto il verde, un ettaro di verde è sparito per lasciare il posto a grandi parcheggi, e 500 alberi, più di 500 alberi sono stati, di cui anche alberi storici, parliamo di cedri del Libano e di altre essenze pregiate, di pini, di eucalipti, sono stati fatti fuori per lasciare il posto ai parcheggi, tanto che l'ospedale è assediato dalle macchine. Vediamo costantemente il carro attrezzi che è in servizio per tutta la mattina per togliere le macchine che ostruiscono l'accesso magari anche a servizi importanti. Non c'è una regola, l'aria è completamente inquinata, malsana dentro un ospedale, e questo è un aspetto da non sottovalutare. Per quanto riguarda la polizia, la direzione si sta attrezzando, nel senso che ha comunque istituito dei gruppi, delle squadre che intervengono anche sui viali esterni, però noi notiamo che questi viali, sebbene i padiglioni siano stati rinnovati, diciamo che la manutenzione stradale è assolutamente lasciata all'abbandono, tanto che le carrozzelle, le persone che hanno difficoltà alla deambulazione non riescono a camminare per bene, anzi c'è anche il rischio di incolumità, tanto che la direzione riceve continuamente tutto l'anno denunce di sinistri, gente che cade.